spero di vincere la battaglia e celebrare il riconoscimento dovuto di questa malattia, la sindrome di Sjögren, che aggredisce tutti gli organi e, nonostante colpisca tante persone, non è ancora stata inserita nell'elenco delle malattie rare presenti nei nuovi livelli essenziali di assistenza. A denunciarlo ancora una volta l'instancabile Lucia Marotta, presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren, ANIMAS, che in occasione della sesta giornata mondiale della patologia ha voluto tenere un evento a Salerno al Comune rispettando tutte le disposizioni anti-Covid. Nonostante il Covid abbiamo voluto comunque celebrare questa sesta giornata mondiale, che il 23 luglio è stata celebrata in tutto il mondo. È una data importante per non dimenticare una patologia che, ahimè, è ancora orfana. Purtroppo noi da 15 anni stiamo combattendo con varie manifestazioni, dando la visibilità e anche con questa ricorrenza importante. Però resta ancora tra le malattie rare non inserite, e questo significa una non tutela delle persone con la sindrome di Sjögren. Una presa in carico attualmente non esiste, non esistono gli ambulatori multidisciplinari, e questo è un problema grave che si ripercuote su tutto il territorio. Le chiamate che noi riceviamo, decine o anche email di persone che logicamente manifestano questa sofferenza, questo disagio nel non essere seguiti, monitorati. Quindi ognuno deve cercare lo specialista secondo del sintomo e quindi del problema. Quindi noi con gran forza continuiamo a denunciare questo, cioè è necessario che la forma primaria sistemica venga riconosciuta come rara, e noi stiamo chiedendo appunto alle società scientifiche, ai vari specialisti, di appoggiarci in questa giusta e sacrosanta richiesta alla Commissione LEA del Ministero, perché nel momento in cui ci sarà l'aggiornamento è necessario che questa forma primaria sistemica sia inserita, come giusto che sia, tra le patologie rare. La malattia colpisce soprattutto le donne, 9 a 1 è il rapporto, e può comparire a qualsiasi età, con due picchi di incidenza da 20 a 30 anni e durante la menopausa 40-50 anni. Ha una prevalenza di un malato ogni 4.000 abitanti, e in Italia le persone affette dalla sindrome di Sjögren sono circa 16.000. È un numero alto, ma è un numero alto per una malattia rara, che comunque colpisce una porzione relativamente contenuta di tutta la popolazione della regione Campania. Però è un numero che sta crescendo, anche perché la malattia viene riconosciuta più facilmente, anche grazie a manifestazioni come queste che ne divulgano la conoscenza. È una malattia autoimmunitaria, in cui il sistema immunitario si scaglia contro alcune strutture del nostro organismo, in modo particolare le ghiandole che producono fluidi verso l'esterno, quindi le ghiandole dell'occhio, le ghiandole della bocca, dell'apparato respiratorio, del stomaco e dell'intestino, e quindi causa sintomi legati alla secchezza proprio di questi organi, ma poi a lungo andare fa sì che questi organi siano attaccati da agenti infiammatori, agenti batterici, e quindi i danni su questi organi diventano poi permanenti. Innanzitutto è importante fare la diagnosi presto, perché se facciamo la diagnosi possiamo poi innanzitutto utilizzare i sostituti lacrimali, i gel orali, quindi prevenire un po' tutte le complicanze della malattia. Ma nella forma più grave, diciamo quella sistemica che coinvolge vari organi, cominciamo ad avere dei farmaci efficaci per fermarla.
Professore, ma quale sarà il futuro di questa malattia? Il futuro spero sia roseo, nel senso che già sappiamo che c'è sempre più consapevolezza di questa malattia e che quindi viene riconosciuta di più. Un passo importante sarà cercare di farla riconoscere come malattia rara nel nostro paese, il che aumenterà enormemente i centri che la seguono, i finanziamenti che la potranno supportare, e tutto questo contribuirà enormemente alla crescita delle conoscenze. Presente anche il dottor Adolfo Rocco, vice segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Anche la FIMGI da tempo segue l'iter di questa malattia. Attualmente in Campania i tavoli tecnici della regione stanno facendo dei grossi passi in avanti e stanno seguendo con attenzione anche questa patologia. Presidente D'Angelo, circa 300 casi in regione Campania. L'Ordine dei Medici di Salerno da tempo segue la presidente dell'Animas, Lucia Marotta. Le ragioni sono di natura ovviamente sanitaria, soprattutto nel senso di supporto a chi soffre per questa malattia. È una sofferenza sorda, continua, e molte volte coinvolge ovviamente non solo la persona che di per sé ne è affetta, ma tutta una famiglia, tutto il contorno sociale in cui si muove, perché nella realtà porta una serie di disturbi a livello di tanti organi che risulta veramente molte volte insostenibile. Per cui qualcuno la chiama giustamente, per come esordisce, per il tempo di esordio eccetera, malattia silenziosa. Io direi che alla fine tanto silenziosa non lo è, soprattutto per la persona che ne soffre. Avverte molto i disturbi che ha. Oltretutto minano anche non solo il fisico, ma soprattutto la parte mentale, cerebrale, la capacità di poter relazionare con gli altri, perché si sa che una persona quando soffre ha meno tendenza a relazionarsi con gli altri, diventa insopportabile anche solo dover parlare con altri. Quindi vi assicuro che quando dico questo lo dico veramente con la perfetta consapevolezza di cosa possa significare. Questo spiega in qualche modo, per quelli che da anni oramai vedono la dottoressa Lucia Marotta muoversi nell'ambito del Salernitano, la caparbietà, la testardaggine, la determinazione con cui sta portando avanti questa battaglia. Ricordiamoci tutti che questa non è una battaglia paradossalmente per la persona Lucia Marotta, ma è una battaglia che lei non porta a nome di altre, tante altre persone sofferenti della malattia di Sjögren. Premiata per la ricerca epidemiologica sulla prevalenza della sindrome di Sjögren in Piemonte, la dottoressa Anna Carla Finucci, reumatologa presso la Città della Salute e della Scienza a Torino.